Buonasera, grazie per la vostra presenza. È un tardo pomeriggio che ci ha consentito di avere, diciamo, la possibilità di ascoltare la relazione da qui a poco del professore Don Massimo Naro, che ringrazio particolarmente per la disponibilità e per questa opportunità di ascolto da parte nostra in questo pomeriggio. Accanto a me c'è il senatore, ora onorevole Davide Faraone, il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli e Maria Antonietta La Barbera, in rappresentanza un po' delle associazioni che hanno organizzato questo incontro. E parto dai ringraziamenti: l'associazione Partecipa Palermo, di cui, diciamo, faccio parte tra i fondatori, che mette al centro la partecipazione attiva dei cittadini e quindi, al di là dei momenti in cui la massima partecipazione è richiesta, che è quella delle elezioni, abbiamo sempre rivendicato il fatto che questa associazione non poteva limitare a fare campagna elettorale, quindi essere un comitato elettorale, ma abbiamo sempre creduto alla partecipazione attiva di ciascun cittadino nella cosa pubblica, nel bene comune. E quindi in tutti gli anni, dalla sua fondazione ad oggi, al di là delle campagne elettorali, organizziamo eventi culturali e non, dove la caratteristica è che ciascuno di noi si mette a disposizione con le proprie competenze nel cercare di offrire, diciamo, spazi e momenti di condivisione. Seguirà, diciamo, una relazione da parte del professore Naro, non prima di ringraziare diciamo, il grande assente, che è padre Giacomo Ribaudo, che è stato, diciamo, l'anima, il regista, nonché colui che ci ha spronato tutti a organizzare questo incontro, e purtroppo, diciamo, per problemi di salute è stato consigliato un riposo proprio stamattina, e quindi, diciamo, lo conosciamo tutti e sicuramente fra qualche giorno disubbidirà al medico, ma almeno 24 ore gliele diamo, e quindi oggi in assoluto riposo. Questo ci dispiace, ma sono particolarmente contento che alla fine ho avuto l'idea, possibilità di registrare questo incontro, quindi quantomeno avrà la possibilità di registrare, di vedere la registrazione. A lui va il nostro grazie, un applauso, direi, di pronta guarigione, così rompiamo il ghiaccio, a padre Giacomo. E, diciamo, braccio operativo di questo incontro non posso non ringraziare, perché fortemente ha voluto questo incontro e mi spronava, perché in momenti di silenzio nella fase organizzativa mi chiamava e diceva: ma come fine non si fa più niente? E quindi un grazie a Gioacchino Garbo, che ha fortemente voluto con padre Giacomo questo incontro. E allora darei la parola per il saluto iniziale a Maria Antonietta La Barbera, in rappresentanza un po' delle associazioni, per poi ascoltare Don Massimo. Ricomincio. Sono davvero lieta di dare questo saluto a nome dell'Associazione Partecipa Palermo, di cui faccio parte fin dalle sue origini, e anche a nome ovviamente di Cieli Nuovi e Terra Nuova e Regina Celorum, che sono le associazioni che hanno contribuito e voluto all'organizzazione di questo incontro. Quando mi è stato proposto di dare un saluto, mi sono subito chiesta in che modo Partecipa Palermo potesse collegarsi, connettersi con Luigi Sturzo, che oggi sarà oggetto, brutto dire che Luigi Sturzo sarà oggetto, comunque Don Massimo Naro ci inoltrerà, ci farà entrare in questo universo, in questo mondo, in questa attualità della figura di Sturzo e della sua attività e del suo impegno sociopolitico. Dicevo, cercavo il nesso, cercavo il filo conduttore, ma non ho avuto difficoltà a trovarlo. Sono ritornata con la memoria al giorno in cui abbiamo presentato alla città l'Associazione Partecipa Palermo, esattamente 11 anni fa, a gennaio del 2012, presentando a chi ha voluto partecipare a quell'incontro di presentazione dell'Associazione alla città, tre testimoni di impegno
cittadino di diversa estrazione con impegni declinati differentemente, ossia Paolo Borsellino, Michele Perriera e Padre Pino Puglisi, tre testimoni, e la musica di sottofondo era la canzone di Gaber, Libertà e partecipazione. E allora ecco che immediatamente si sono delineati due tratti che consentivano questo legame, libertà e partecipazione, che credo che siano tra i tratti fondamentali dell'impegno di Luigi Sturzo. Attualità. L'attualità del suo pensiero ce ne parlerà certamente Don Massimo Naro, ma io vorrei sottolineare proprio l'importanza. Lì, quando decidemmo di costituire il comitato, allora era un comitato, non un'associazione, è divenuta poi associazione, la scelta della tematica, del percorso, della partecipazione era uno fra i tanti percorsi possibili. Io direi che oggi la partecipazione non è una opzione, è davvero qualcosa di urgente, di impellente, di necessario. Non si va da nessuna parte da soli. E questo è assolutamente ormai ovvio, ma nello stesso tempo non vissuto. Viviamo sempre di più una chiusura, ciascuno nel proprio orticello, che sia famiglia, gruppo, partito, e abbiamo difficoltà a inventare, immaginare, volere, sognare, sperare momenti, esperienze di partecipazione. Un grande grazie a tutti voi che siete qui presenti, che invece avete accolto questo invito a partecipare a questo momento di riflessione condivisa. Vorrei, no, non era una conclusione, volevo citare una frase di Caponnetto che mi piace molto, è stato l'ispiratore della fondazione di questa associazione Partecipa Palermo, perché la scusa, chiamiamola così, per cui c'è questo disincanto, questa stanchezza della speranza, è proprio il fatto che ma tanto non c'è più niente da fare. La crisi politica credo che sia intimamente connessa con la crisi etica, e dunque è veramente un impegno a risvegliare le coscienze. Diceva Caponnetto, quando andava a trovare i giovani nelle scuole, perché andava nelle scuole, prepariamoci. A cosa vogliamo fare quando, come dopo ogni notte, arriverà l'alba? Ci saranno altre notti. Non erano tempi felici quelli in cui Caponnetto si è impegnato. Non erano proprio tempi felici, perché la scusa è ma c'è la guerra, ma c'è il terremoto, ma c'è il Covid. Sì. Dunque si può lavorare nella notte, si può lavorare nel buio, perché arriverà l'alba. Prepariamoci ad affrontare uniti il lavoro che ci aspetta quando arriverà l'alba, ad affrontarlo, consapevoli delle difficoltà, ma forti delle speranze che abbiamo in noi. A me piacciono le sintesi, e quindi chi mi conosce sa che gioco con le parole, dunque tutto quello che non vi ho detto, oltre quello che vi ho detto, lo sintetizzo in un acrostico. L'acrostico della parola impegno, che ritengo sia necessario, e dobbiamo imparare sempre di più ad essere cittadini responsabili. I come, sapete cos'è l'acrostico? Una parola, e da ogni lettera viene fuori un'altra parola, e poi l'insieme dovrebbe avere un significato. Impegno, I come insieme, M come mescolare, mescolare insieme, P come partecipazione, E come esperienza, G come generosità, N come noi, O come operoso. Mescolare insieme, partecipazione, esperienza, generosità, perché prenda forma un noi operoso. Adesso ho finito. E allora grazie per organizzarci un po' tutti, visto anche l'orario, diciamo, l'idea era quella di sentire, appunto, ascoltare
la relazione del professore Naro. Poi avevamo pensato tre testimonianze di due politici, quindi di Davide Faraone e del sindaco di Bagheria, e quella di padre Giacomo. Dispiace ovviamente parecchio che non ci sia questa testimonianza di padre Giacomo, ma che insomma conosciamo un po' tutti. Voglio ricordare di padre Giacomo, diciamo, le messe celebrate per il 2 giugno in cui distribuiva i confetti tricolore, come ha sempre vissuto il suo ministero di parroco, unito anche come quello di cittadino partecipe di quello che succede anche nella nostra Repubblica. Mai dissociare, diciamo, la testimonianza del buon cristiano dal buon cittadino, ci insegnava anche Don Bosco. E allora darei la parola al professore Naro, che mi onoro di presentare, presbitero della diocesi di Caltanissetta, è stato rettore del Seminario Maggiore, direttore Museo dell'Arte Cristiana, si è formato i suoi studi teologici qui in Sicilia e poi all'Università Gregoriana a Roma. Dal 98 è professore di teologia sistematica presso la Facoltà Teologica di Sicilia. Tantissime le sue pubblicazioni, il nostro ospite, dicevo, uno dei maggiori pensatori che abbiamo per ora in Sicilia, e quindi io darei a lui la parola per ascoltare la sua relazione su certamente il progetto, diciamo, sociopolitico di Don Luigi Sturzo, però ci tenevamo anche a sottolineare l'ispirazione cristiana di Luigi Sturzo e quindi i valori che hanno ispirato Luigi Sturzo nell'invitarci anche a essere testimoni del Vangelo anche in un ruolo nella società. E quindi grazie Don Massimo, siamo tutti orecchi. Sì, ringrazio io per l'invito a stare con voi qui stasera a riflettere insieme sulla lezione di Don Luigi Sturzo e anche su quello che ne possiamo ricavare ancora oggi per noi. Ringrazio Don Ribaudo che mi ha invitato, purtroppo non lo posso incontrare, sì, è stato lui a indicarmi la tematica da trattare, su cui soffermarmi, che è appunto l'ispirazione cristiana dell'impegno sociopolitico di Don Luigi Sturzo e al contempo però l'attualità che una ispirazione cristiana di impegno sociopolitico può avere oggi, soprattutto in un tempo di secolarizzazione non solo galoppante ma ormai compiuta nel tempo in cui viviamo. Dunque questo titolo che mi è stato assegnato chiama in causa l'ispirazione cristiana dell'impegno sociopolitico di Don Sturzo. Io mi permetto subito, prima di sviluppare la tematica, di svolgere il tema, di ritoccarlo leggermente. Più che di ispirazione cristiana, parlerei di ispirazione evangelica e di profondità spirituale. Il pensiero e l'azione politica di Don Sturzo, difatti, si mantennero sempre nell'orizzonte di quella che abbiamo imparato proprio da lui a chiamare aconfessionalità. Potrebbe essere un sinonimo di laicità, ma vedremo che c'è differenza tra la aconfessionalità della politica secondo Sturzo e la laicità della politica ai nostri giorni. E questo pensiero sturziano, questo impegno sociopolitico di Sturzo appare sorretto pure da un vigoroso nervo spirituale, oltre che da una solida base culturale e da una versatile attitudine intellettuale. Del resto, quando si dice cultura, nel caso di personalità come quella di Don Sturzo, si dice anche spiritualità. Questa intesa come lo stesso Don Luigi la definiva in una sua pagina ora inserita in un libro intitolato Problemi attuali e spirituali del nostro tempo. Chiamo spiritualità i bisogni dell'anima in quanto bisogni dello spirito nella sua integrità, dell'intelletto che ha sete di verità, della volontà che ha sete di bene e della coscienza che sintetizza e riflette i due principi dell'intelletto e della volontà nell'unità dello spirito.
I termini di questa formulazione riecheggiano le discussioni che Don Sturzo aveva tante volte intrattenute col fratello vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Mario Sturzo, sul sistema filosofico che lo stesso Mario chiamava neosintetismo, il quale però, questo neosintetismo, non era una mera teoria filosofica astratta e lontana dal vissuto. Al contrario, si trattava per i due fratelli Sturzo di valorizzare al massimo il vissuto concreto, il vissuto storico, sociale, artistico, anche e soprattutto economico e politico, rendendolo trasparente di un realissimo, ancorché inevidente, sfondo soprannaturale, costitutivo, secondo i due Sturzo, delle più sottili fibre dell'esistenza umana. Era una spiritualità integrale, nel senso di olistica, totale, onnicomprensiva, che assume in sé tutto e non esclude nessuna dimensione umana, neppure la più apparentemente profana, giacché, come affermavano già i padri della Chiesa, ciò che non viene assunto dal Verbo divino non può essere redento. Il mistero dell'incarnazione, che è il criterio fondamentale di una visione cristiana del mondo, segue questa logica che induce Dio nel Verbo, in Cristo Gesù, ad assumere tutto ciò che è mondano, secolare, tutto ciò che è umano, tutto ciò che è carnale. Se non lo assume, non lo redime e non lo riscatta dal peccato. Perciò non bisogna escludere niente e soprattutto non bisogna escludere nessuno. Dunque una spiritualità tipicamente cristiana, coerente alla logica dell'incarnazione, secondo la quale vero è, come insegnava già San Paolo nel Nuovo Testamento, che bisogna distillare lo spirito dalla lettera o lo spirito dalla carne, ma è pure vero che biblicamente lo spirito è nella lettera e cristologicamente non si dà lo Spirito Santo, se non in quanto incarnato, in Cristo Gesù appunto. Quando ormai negli ultimi anni della sua vita, nel titolo di un suo articolo apparso il 2 marzo 1957 sul Popolo, Don Sturzo si chiederà se l'uomo politico, sono già parole sue, possa essere cristiano integrale, si riferirà appunto alla possibilità di una spiritualità non più scissa tra azione e contemplazione, o tra le opere di carità e le pratiche di devozione, o tra la solitaria meditazione sulla salvezza della propria anima e il pubblico dibattito su come realizzare il bene comune. Le due cose si accompagnano sempre. Sottolineando questo aspetto della vicenda sturziana, non intendo attribuire a Sturzo alcuna tendenza politica, diciamo, integralistica. Egli non nutrì l'ideale di una società confessionalmente concepita o di un sistema economico confessionalmente organizzato o di una struttura scolastica e formativa confessionalmente gestita o ancora di un partito confessionale e ancor meno di uno Stato confessionale, magari fondato sulla restaurazione di modelli anziani regime, di governo autoritari e persino assolutistici. Questa sua attenzione ad evitare le derive integralistiche in ogni ambito della sua poliedrica attività fu sostenuta proprio dalla sua sensibilità credente a tutto tondo, capace di non escludere appunto nessuna dimensione dell'essere e dell'agire umano e quindi adatta a tutti e non riservata soltanto a pochi. Questa consapevolezza maturata nella coscienza di un prete vissuto prima del Concilio Vaticano II e perciò prima della lezione conciliare secondo cui la vocazione alla santità è seminata da Dio nel cuore di tutti i cristiani, anche dei laici, rappresentò, direi, l'acme profetica, il culmine profetico della spiritualità di Don Sturzo. A segnalare il cespite, diciamo la sorgente di questa spiritualità incarnata,
si può collocare una citazione registrata in un frangente biografico di Don Luigi importante e delicato, che funge da chiave di volta della sua vicenda alla vigilia della fondazione del Partito Popolare, punto di arrivo di un già lungo e operoso impegno sociopolitico. Era stato già fondatore di casse rurali, di affittanze collettive, qui in Sicilia, soprattutto nel Calatino, era stato prosindaco per tanti anni della sua Caltagirone, e al contempo il PP, il Partito Popolare, punto di partenza di una nuova, forse ancora più travagliata e drammatica, avventura che in realtà rimase in continuità con la prima fase del suo impegno, se non altro perché ne rappresentò il culmine e conseguentemente la parabola. Così dunque parlava Don Sturzo il 17 dicembre 1918 a Roma, in una riunione di amici che con lui preparavano il programma e lo statuto del Partito Popolare, che stava da lì a poco per sorgere, per essere fondato il 18 gennaio del 1919. Se formiamo un partito politico al di fuori delle organizzazioni cattoliche e senza alcuna specificazione religiosa, non per questo noi oggi ripiegheremo la nostra bandiera. Noi vogliamo solo che la religione non venga compromessa nelle agitazioni politiche e nelle ire di parte. Perciò nel campo delle attività pubbliche imiteremo i primi cristiani, che portavano il Vangelo nascosto in petto e alimentavano alla santa parola del Vangelo la loro fede, mentre come cittadini invadevano i fori, i luoghi del dibattito e del confronto pubblico, e stavano negli eserciti e lavoravano nei campi e fino anche nelle officine, per poi, le fabbriche dell'epoca, per poi al momento opportuno dire davanti ai principi e ai re le parole dello Spirito Santo. Sono espressioni significative che dichiarano apertamente la scelta aconfessionale compiuta da Sturzo nel denominare il suo partito politico in termini del tutto laici, Partito Popolare, termini che chiamavano in causa gli italiani in quanto tale, in quanto popolo, all'indomani della Grande Guerra ancora bisognosi di riconoscersi come un solo popolo, appunto, benché dal 1860 fosse trascorso ormai più di mezzo secolo. Era stato Massimo D'Azeglio, negli anni immediatamente successivi all'Unità, a scrivere nelle sue memorie autobiografiche che l'Italia unita era già fatta, ma che restavano da fare gli italiani come un unico popolo coeso e consapevole di sé, cosa di cui D'Azeglio disperava già all'epoca, perché non vedeva in Parlamento, il Parlamento unitario, persone dotate, sono parole di Massimo D'Azeglio, d'alti e forti caratteri. Queste espressioni saranno riprese poi nel 19 nell'appello ai liberi e forti da Don Sturzo. Persone italiani dotati d'alti e forti caratteri, che di conseguenza l'Italia restava una mera espressione geografica e non una vera nazione, sempre parole di D'Azeglio, ordinata, bene amministrata, forte e libera. Appello ai liberi e forti, che ancora non ci sono, o quei pochi che ci sono. Questi chiamava all'agone politico Don Sturzo nel 19. In realtà nel discorso di Sturzo che ho appena citato emergeva pure la coimplicazione reciproca tra confessionalità e aconfessionalità. La prima interiore e interiorizzata, nascosta in petto, la seconda mantenuta in pubblico a livello politico e partitico, la prima a garantire la qualità religiosa, direi più precisamente l'ispirazione evangelica della reazione democratico-cristiana al tentativo, come lo interpretava Don Sturzo, di liberali e socialisti di alienare Dio dal cuore della gente. Quando dico la tendenza democratico-cristiana non sto riferendomi alla DC, partito politico che sorgerà solo dopo la Seconda Guerra Mondiale con Alcide De Gasperi. Al tempo di Sturzo, nella prima metà del secolo scorso, la Democrazia Cristiana era un movimento culturale,
anche politico in un certo senso, ma soprattutto sociale e spirituale, che aveva come ispiratori preti del movimento cattolico dell'epoca, come il romagnolo Don Luigi Murri o come Don Ernesto Buonaiuti, insigne studioso, e come altri, Giovanni Semeria, che era stato cappellano maggiore del generale Cadorna durante la Prima Guerra Mondiale, e altri ancora. E Don Sturzo, che era in questo novero, in questo gruppo di preti del movimento cattolico dell'epoca. La confessionalità, in tal senso, non era una istanza di laicità, come potremmo intenderla oggi, era piuttosto una strategia culturale, paradossalmente una necessità pastorale per quei preti. Si pensi al fatto che Don Sturzo si autosospese dall'amministrare i sacramenti a Caltagirone nel periodo in cui ne fu prosindaco, perché non voleva che qualcuno in confessione gli legasse le mani su nessuna questione politica. Magari in confessione gli andava a dire qualche guaio politico e lui non poteva reagire perché c'era il segreto confessionale, non doveva reagire. Allora dice: io non confesso più nessuno. Dunque, dico, una necessità che non abrogava l'ultimo scopo, sono parole sue, a cui si subordina tutto, cioè Dio, il vero movente, sono parole sue, che doveva sostenere l'impegno sociale e politico di ogni prete democratico cristiano. Direi di ogni Don Ribaudo, per dire i preti dei nostri giorni che si ispirano a quell'antica lezione. Questa convinzione maturata già negli anni in cui Sturzo animava in Sicilia il municipalismo, a partire dal congresso di Caltanissetta del 1902, Sturzo la manterrà intatta per sempre. Nel 1953 scriverà a questo proposito: così è tutta la vita nostra, la coerenza alla propria fede, come la fede cristiana che investe tutto l'essere umano nella coscienza e nella personalità propria, ma anche nella famiglia, nella società, nella scienza, nell'arte, nell'economia, nel lavoro, nella politica, insomma, nella dimensione più intima e personale, ma anche in quella più interrelazionale e pubblica. Sturzo ricavò da queste sue intuizioni da un orizzonte di matrice riformista, ispirato da uno spiritualismo autenticamente cristiano, teso a rinnovare la carne del mondo, riecheggiante negli scritti di alcuni suoi amici, quelli che ho appena menzionati, Giovanni Semeria, Ernesto Buonaiuti, Filippo Meda, Paul Sabatier, un pastore calvinista studioso di San Francesco, scritti dedicati soprattutto ai martiri cristiani e ai padri della Chiesa, oltre che a Gioacchino da Fiore, a Dante Alighieri e soprattutto a Francesco d'Assisi, tutti rivoluzionari del cristianesimo antico e medievale, spesso citati da Don Luigi, via via anche lui sempre più convinto che il cristianesimo è l'unica vera rivoluzione dentro la storia, in quanto grande evento spirituale, sovvertitore e soprattutto innovatore. In particolare, la radice spirituale di questa sua impostazione di pensiero faceva capolino già nel brano sul Vangelo nascosto in petto che ho prima citato, e affondava nella storia del cristianesimo primitivo e implicitamente, mi pare, in un documento antico del secondo secolo che noi conosciamo oggi come Lettera a Diogneto, o anche Scritto a Diogneto, che proprio in quegli anni veniva tradotto dal greco antico e introdotto in Italia da Ernesto Buonaiuti. Echi dello Scritto a Diogneto sembrano ricorrere di fatti in tante altre pagine di Sturzo, il quale nel 1945 così ancora scriveva: la funzione del cittadino è delicata nel mondo moderno, non è permessa l'evasione dal proprio dovere. Noi parleremo la lingua del tecnico se siamo tecnici, la lingua del politico se siamo politici, del cittadino sul piano nazionale, dell'uomo universale sul piano internazionale, del cristiano sul piano ecclesiale, morale e religioso. Vari linguaggi, perché plurale è il contesto in cui ci si muove e si opera. E già nei primi del Novecento così ancora scriveva: si guarda con l'occhio sinistro questa terra che ogni giorno ci sfugge, col destro si guarda il cielo che ogni giorno ci si avvicina.
Ci sfugge la terra perché andiamo crescendo e ci avviciniamo al momento della nostra morte. Il cielo si avvicina invece di al contrario. Chi ha letto lo scritto a Dioneto sa ritrovarne il senso e talvolta persino la lettera nelle parole appunto di Sturzo. I cristiani, anima mundi, anima del mondo, diceva l'autore anonimo della Dioneto, parlando pure di una paradossale duplice cittadinanza, e del cielo ma al contempo della terra. Compiti che il cristiano antico non poteva disertare, perché quel posto è il posto stesso che Dio in Cristo ha occupato incarnandosi. La terra è l'orizzonte di un cristiano, con tutto ciò che la terra implica e comporta, anche la polis, la dimensione della città e del confronto politico. Emerge proprio il senso della confessionalità in queste battute, a mio parere. Secondo Sturzo, i cristiani chiamati all'agone politico rimangono consapevolmente, convintamente tali, ma senza divise, senza etichette, senza distintivi, parlando, potremmo aggiungere, parafrasando lo scritto a Dioneto, la stessa lingua degli altri soggetti politici, incontrandoli sul loro stesso campo d'azione, nelle scuole, nelle fabbriche, a quell'epoca nelle miniere, nelle zolfare, qui in Sicilia, nei campi agricoli, nelle cooperative, nei consorzi, nelle banche, nei consigli comunali e finalmente in Parlamento. La confessionalità perciò non era sospensione dell'atto di fede, né tantomeno rinuncia al Vangelo, bensì presa di posizione. Non più dentro il Tempio o nei suoi paraggi, le famigerate sagrestie da cui Papa Leone XIII nell'enciclica Rerum Novarum aveva detto di dover una buona volta fuoriuscire, ma piuttosto in piazza e quindi in seno alla città degli uomini. Possiamo definire civica questa spiritualità, che restava pienamente compatibile col ministero sacerdotale di Sturzo, senza tuttavia rassegnarsi a rimanere intimistica o levitica, come gli antichi leviti, che non toccavano il ferito sulla strada da Gerusalemme a Gerico per non perdere la purità cultuale e non poter più entrare nel Tempio di Gerusalemme. Dunque, senza rassegnarsi a rimanere levitica, esclusivamente interna a un orizzonte sacrale, sostenuta da una salda consapevolezza samaritana, tendeva piuttosto questa spiritualità civica a zampillare da una fontana posta al centro della città. Voleva radicarsi sul piano sociale respirando l'afflato della passione civile. Lo spiegava bene lo stesso Don Luigi nel 1926, esule a Londra, in una lettera a Ernesto Callegari. Quasi 30 anni della mia attività per la Democrazia Cristiana, quella antica, quella murriana, nel lavoro di carattere municipale, scolastico, sociale, politico, nell'impegno per il Partito Popolare, per me è stato ed è ancora esplicazione di un apostolato anche religioso e soprattutto morale. Non avessi avuto questa convinzione, queste finalità, non avrei potuto conciliare le mie attività politiche col mio carattere sacerdotale e con la mia aspirazione unica, quella di servire in verità Dio. In un articolo dell'11 gennaio del 1959, l'anno della sua morte, Sturzo illustrava compiutamente il senso della spiritualità civica di cui era stato testimone in prima persona per tutta una vita. Il civis, sono parole sue, il civis romanus sum di San Paolo, sono cittadino romano, rivendicazione di diritto e di dignità davanti al tribunale romano, nulla negando del suo giudaismo di origine né della sua fede cristiana, dovrebbe essere per ognuno di noi oggi il civis italianus sum e domani anche, si spera, il civis europeus sum, senza togliere nulla né alla nostra concezione civile e politica né alla nostra ispirazione credente. In questi termini, Don Sturzo andò raffinando spiritualmente la sua comprensione dell'azione politica. L'azione politica non è un'altra via per il cristiano, non è un'altra cittadinanza, ma è la vita cristiana stessa, ineludibile e indisertabile per chi ad essa è chiamato dal Signore. Per questo motivo la politica, purificata negli intenti, dagli scopi partigiani, dal tornaconto privato,
può rivelarsi come un autentico atto di carità verso il proprio vicino, così do Sturzo. Desiderare il bene pubblico, lavorare e sacrificarsi per questo fine è certamente un atto di carità ed è un esercizio di giustizia sociale. Non ci resta a questo punto che concludere individuando a quale Vangelo pensava Sturzo quando invocava quel Vangelo nascosto in petto per ispirare il suo impegno sociopolitico. Nei suoi scritti i rimandi al Vangelo sono numerosi, per esempio il discorso delle beatitudini che leggiamo in Matteo 5, oppure l'inno all'amore che si legge in Prima Corinzi 13. Soltanto una settimana fa il cardinale Zuppi ha detto, riferendosi alla rilevanza dei cattolici in politica qui in Italia, che se manca loro l'ispirazione dell'amore, la motivazione dell'amore, allora forse nel loro impegno sociopolitico qualcosa è gravemente pregiudicato. È ovvio che il filone è sempre quello. Del resto, secondo Sturzo, tutto il Nuovo Testamento è da considerare come una sorta di grande codice della nostra cultura e le pagine del Nuovo Testamento esprimono le ansie e le speranze, l'anelito alla giustizia e alla salvezza dell'intero genere umano. È stato Norton Frye a definire, riprendendo William Blake, la Bibbia come great code, come grande codice della cultura occidentale. Per il critico letterario canadese, appunto, la Sacra Scrittura è un grande codice, nel senso che contiene le idee, i concetti, le immagini, le metafore, le parabole, persino i proverbi che noi abbiamo ereditato nei secoli successivi e che ancora ispirano la cultura occidentale tutta quale. Molto prima di Norton Frye, Sturzo aveva avuto un'analoga intuizione. In una pagina di quel citato già prima libro Problemi spirituali del nostro tempo leggiamo così: il Nuovo Testamento dovrebbe essere considerato non solo come il libro sacro per eccellenza, ma anche come il libro della esperienza umana, della civiltà alla quale apparteniamo, del fondamento della nostra cultura, dell'ispirazione delle poesie e delle opere d'arte da 2000 anni ad oggi e per l'avvenire dell'umanità. Norton Frye ha scritto questa cosa sul Grande Codice nel 1986. Questo lo scriveva negli anni 40. Tutto il capitolo primo del Vangelo di Luca, la bellezza della primavera nell'annunciazione dell'angelo, il Magnificat, il Benedictus, sono liriche spontanee e sublime. È vero che noi insistiamo sul loro carattere religioso, ma è anche vero che esse hanno un valore a sé come prodotto culturale, come espressione letteraria, come poesia d'altissimo rango. Sarebbero da mettersi perciò fra le letture scolastiche di cultura generale, oltre che una opportuna raccolta di salmi, alcuni passi del libro di Giobbe, libri sapienziali e così via. Vorrei che l'inno alla carità di San Paolo fosse appreso a memoria, così poco a poco i nostri giovani prenderebbero ad amare il dirsi di Dio, cioè il messaggio biblico, come un libro per tutti e non solo per i preti o per i monaci o per gli specialisti. Ma c'è un brano evangelico che certamente interpellò più di ogni altro la coscienza di Sturzo, Matteo 25, la finale del, del Vangelo di Matteo. Tutte le volte che avete fatto qualcosa, uno di questi minimi tra i miei fratelli, l'avete fatta a me. Una frase che egli cita per esteso nell'ultima pagina del suo libro La vera vita, sociologia del soprannaturale, così scrivendo: il cammino del cielo parte dall'amore e arriva all'amore. L'amore fa conoscere la realtà e la conoscenza di amore aumenta l'amore stesso. Più si ama, più si conosce la realtà in cui si vive. Più la conosciamo, più la amiamo. Questo è vera politica. In questo senso, e non cito più lui, la politica è forma d'amore e l'amore è politico. E per questo motivo vale la pena proiettare sull'odierno scenario nazionale la riflessione storica elaborata su una vicenda accaduta ormai oltre un secolo fa in Sicilia e direi a partire dalla Sicilia. Se Sturzo ha un'attualità è perché dopo di lui la Sicilia è rimasto sempre un laboratorio di sperimentazione politica, da cui cose nuove sono sorte e però spesso troppo presto degenerate o tramontate. Oggi difatti i cattolici sembrano di nuovo del tutto irrilevanti nella politica italiana, ormai privi di una forma partito tramite cui esprimere una propria visione della società
ispirata dalle esigenze etiche del Vangelo, e anche la generale attenzione culturale sui temi politici e sociali si è via via estenuata, perché non è più sostenuta da alcuna tensione spirituale. Sturzo si muoveva in una analoga situazione dopo ancora pochi decenni dall'unità. Per smarcarsene incoraggiò l'impegno del movimento cattolico anche in politica. Ma a suo parere la presenza dei cattolici in politica si giustificava solo se motivata dall'onesta preoccupazione per i bisogni concreti della gente e se sostenuta dalla disponibilità a farsene carico, per riconoscere dignità personale a tutti, specialmente ai più deboli. Per chi conosce gli scritti di Luigi Sturzo non è difficile ammettere perciò in questa prospettiva la loro attualità. Basterebbe a questo proposito citare la dichiarazione che Sturzo firmò assieme ad altri 5 intellettuali cattolici europei nel 1928. Parole sue: oggi che la guerra, pensate a oggi, alla guerra di oggi, oggi che la guerra è diventata un sistema di distruzione anonima e di massacro generalizzato, 1928, ancora la seconda guerra mondiale, Hiroshima eccetera erano da venire, senza nessuna finalità di giustizia distributiva, con mezzi atroci che si oppongono del tutto ai fini che si pretendono di perseguire, non c'è più distinzione morale tra aggressione e difesa. Del resto quest'ultima, la difesa, quando entra in azione si identifica, sono sempre parole sue, in modo criminale con l'attacco. In altre parole, una guerra giusta è oggi impossibile. E anche se fosse possibile, non la si dovrebbe ammettere a causa del suo carattere apocalittico, lo spettro, la minaccia sempre dell'atomica. In quello stesso anno Sturzo ultimava la stesura di uno dei suoi saggi più noti, La comunità internazionale e il diritto di guerra, in cui, ormai esule, lontano dall'Italia fascista, confutava le varie teorie che avallavano la legittimità delle guerre. Esse non risolvono, secondo Sturzo, i problemi insiti nella convivenza umana, non sono mai necessarie e inevitabili, in nessun caso possono essere giuste. L'eco di questa lucida lezione non fu recepita nel successivo dibattito culturale, in nessun ambito disciplinare, da quello politologico, ahimè anche a quello teologico. In verità, se questa e altre lezioni sturziane rimangono attuali è per il fatto che da decenni restano purtroppo inattuate e semmai scivolano sempre più profondamente nell'oblio. Che dire per esempio agli avvertimenti che Sturzo nei primi decenni del secolo scorso non si stancava di lanciare ai cattolici italiani al fine di stimolarli a trovare il modo più efficace e opportuno per diventare, ma pure ora potremmo aggiungere per tornare a essere, rilevanti in seno alla società. Per lui la rilevanza dei cattolici nella società, nella politica locale e perciò nell'amministrazione delle città e delle regioni, nella politica nazionale e pertanto dentro il Parlamento, nell'economia non meno che nella finanza e quindi nelle imprese cooperative, nel sistema creditizio, nella formazione, nell'animazione culturale e dunque dentro la scuola e nell'associazionismo, dico, non era certo questa partecipazione credente a tutto questo impegno non doveva certo essere guarnita, adornata da mostrine identitarie. E non consisteva, come direbbe oggi Papa Francesco, nell'occupare spazi di potere, ma nell'avviare processi capaci di generare una democrazia solidale, come egli, come Sturzo la chiamava già. In una intervista radiofonica parlò, verso la fine della sua esistenza, di democrazia matura, compiuta, possibile solo se solidale. Rilevanza confessionale dei cattolici, espressione che ad alcuni potrà sembrare un ossimoro, rilevanza confessionale dei cattolici, significava per Sturzo disponibilità a illuminare senza abbagliare, come la lampada posta sul tavolo e non sotto il letto. Significava riuscire a dare sapore e spessore alla società spendendosi senza riserve o parzialità in suo favore, come il lievito e il sale che si sciolgono nella pasta destinata a diventare buon pane. Sono immagini, metafore, che ricavo da quel Vangelo nascosto in petto, cioè seminato nella propria coscienza, di cui Sturzo parlò nel dicembre del 1918.
In questa prospettiva, nel caso della Sicilia, tornerebbe utile rileggere l'appello ai siciliani che egli pubblicò sul Giornale d'Italia in vista della tornata elettorale del 1959 per il rinnovo dell'Assemblea regionale. Molte delle cose su cui il prete nativo di Caltagirone invitava allora i suoi elettori a riflettere seriamente nel momento del voto potrebbero essere ai nostri giorni il rimedio a tanti disagi che affliggono soprattutto, più che la politica, l'economia dell'isola, a cominciare dalla capacità o dalla incapacità di sviluppare una produzione agricola adeguatamente modernizzata, consona alle congenialità e alle potenzialità della Sicilia. E quanto attuale suona il rimprovero alla moltiplicazione degli impiegati regionali, sovrannumero già all'epoca. Sturzo proponeva di ridurli drasticamente, preferendo le competenze professionali alle assunzioni superflue dovute al clientelismo partitico. Ha detto bene Roberto Benigni, intervenendo alla prima serata del Festival di Sanremo e commentando lì la Costituzione italiana sul palco dell'Ariston: l'unica possibilità per il futuro è avere il passato sempre presente. L'unica possibilità per il futuro è avere il passato sempre presente. Tuttavia, sarebbe inutile indugiare a rimpiangere Sturzo e la sua lezione sociopolitica oggi. Ciò che di Sturzo ci interessa ancora oggi e che vale la pena ricordare si può rappresentare con la metafora della luce delle stelle morte. Questo paradossale fenomeno astrofisico consiste nel fatto che la luce delle stelle ci raggiunge da un luogo così lontano da equivalere pure a un passato temporale distante da noi miliardi di anni. Le stelle che la emanano, questa luce, o meglio, più precisamente, che la emanarono, non esistono più, sono implose, sono morte, appunto, ma la loro luce ci illumina qui e ora. Massimo Recalcati ha usato questa metafora in un suo libro per spiegare che dopo che è morto qualcuno per noi importante, spesso viviamo nel suo nostalgico ricordo. Ci sono però due tipi di nostalgia, la nostalgia rimpianto e la nostalgia gratitudine. La nostalgia rimpianto si dispiace per il fatto che la stella di riferimento non c'è più, e guarda al passato idealizzandolo, tentando di conservarne delle reliquie, venerandolo al limite come qualcosa di ammirabile ma non imitabile. Questa è una frase che ricorreva nei processi canonici per la beatificazione dei santi dal 700 fino al primo 900. La nostalgia gratitudine invece conserva una memoria della persona scomparsa che sa valorizzare il resto della stella morte. Della stella morte, così scrive Recalcati, il resto della stella morte, morta, appunto la sua luce, che ancora ci raggiunge e diventa presenza viva di un'assenza. La nostalgia gratitudine non si illude in un ritorno della persona scomparsa o di quello che lui ha fatto, sa bene che quella persona è morta. E per questo, a differenza di chi rimpiange il passato, rimanendo disarmato o inibito davanti al futuro, la nostalgia gratitudine coltiva una memoria rivolta al futuro, perciò una memoria creativa. Non si tratta di una memoria archivio, semplicemente storica, come una lezione di storia su Sturzo, e nemmeno di una memoria spettrale, come la chiama Recalcati, cioè di una memoria che ha visto ovunque il fantasma di chi non c'è più, che vede l'ombra di un passato che continuamente rigurgita nel presente, anche se resta irreale, velleitario, utopico, senza possibilità di concretizzarsi. La memoria del futuro, memoria del futuro, più che del passato, non si riduce a essere il culto passivo del passato, ma incoraggia un inedito avvenire. È una memoria che non si limita a conservare il ricordo del passato, né lo vede riproporsi spettralmente, tale quale esso fu un tempo. Piuttosto si tratta di una memoria che ha nostalgia, non di ciò che è stato e abbiamo vissuto, bensì di ciò che non abbiamo ancora visto e sperimentato, ma che spetta a noi una buona volta realizzare, viaggiando, avrebbero detto certi pensatori medievali, come nani appollaiati sulle spalle dei giganti vissuti prima di noi.
incapaci di eguagliare la loro immensa statura, ma in condizione comunque di vedere almeno un palmo più lontano di loro, dato che alla nostra bassa statura assommiamo la loro altezza. Da qui il motivo della gratitudine per chi ci ha preceduti, nel nostro caso per Don Sturzo. E il ricordo che conserviamo della sua lezione non è più semplicemente soltanto uno sterile culto del passato, bensì, direi, promessa e premessa di una storia nuova, di una storia che dobbiamo noi ancora vivere e costruire. Grazie. A questo punto difficile prendere la parola subito dopo, rinnovo diciamo la mia soddisfazione nell'aver avuto l'idea di registrare questo incontro, perché penso che avremo la possibilità di riascoltare questo intervento, che è diciamo così ricco di tanti spunti che non mi sento minimamente nelle condizioni di dire alcunché o aggiungere qualcos'altro, quindi semplicemente un grazie per questa straordinaria testimonianza di un messaggio che sintetizzo soltanto con due parole, da quanto ascoltato anche all'inizio: universale e rivoluzionario. Universale perché non si rivolge esclusivamente ai cattolici, ma che desidera essere una testimonianza dei cattolici che fortemente si devono impegnare in politica, e rivoluzionario perché, se voi pensate il concetto che oggi abbiamo dei politici, immaginare che la politica è amore è davvero rivoluzionario, è un paradosso, ma è così. E allora concludiamo diciamo questo nostro pomeriggio con i due interventi programmati, che desiderano essere due testimonianze di due persone impegnate in politica, e poi, se ci riusciamo a ritagliare un piccolo spazio a margine, avendo la possibilità di avere Don Massimo, per eventuali interventi dal pubblico, che comunque sin da ora invito a essere non comizi né relazioni che abbiamo già ascoltato, ma semplicemente delle piccole testimonianze rispetto a quanto ascoltato o di un vissuto. E darei la parola a Filippo Tripoli, sindaco di Bagheria, lo sottolineo sempre sindaco, non per dare un tono, diciamo, perché secondo me è una delle cariche più belle che ci possa essere negli incarichi istituzionali, fare sindaco della propria città. E gli do la parola ricordando un'altra figura, che è Giorgio La Pira, sindaco diciamo di Firenze, definito sindaco santo, c'è un processo di beatificazione in corso. E una frase di La Pira a cui mi lega parecchio è: la città è una casa comune in cui tutti gli elementi che la compongono sono organicamente collegati. Come l'officina è un elemento organico della città, così lo è la cattedrale, la scuola, l'ospedale. Tutto fa parte di questa casa comune. Vi è dunque una pasta unica, un lievito unico, una responsabilità unica che è collegata ai comuni doveri. Il nostro compito di guide della città è pensare, è essenzialmente quello di meditare. Se non meditiamo, siamo soltanto dei direttori generali. Ecco, in un momento in cui l'aspetto valoriale è completamente fuori dalla dialettica, dagli obiettivi di un politico, chiederei a Filippo un po' una breve testimonianza da cattolico credente impegnato nella guida della sua città a meditare. Intanto grazie, io cercherò di essere breve, anche perché dopo aver ascoltato la relazione di Don Massimo Naro è veramente difficile poter dire qualche cosa in più. Però rispetto alla testimonianza di sindaco, una delle fortune che ho nell'amministrare la mia città, che come tutte le città è complicata, difficile tenere insieme le esigenze dei cittadini rispetto alle risposte che si possono dare, così come lo è Palermo, le Bagherie, soprattutto i centri medio-grandi. A me personalmente in questi 4 anni di amministrazione mi è venuto molto in soccorso la dottrina sociale della Chiesa. Cioè, oltre al programma di governo che uno presenta agli elettori, che è poi quella la bussola su cui tu devi rendere conto ai cittadini che ti hanno votato, nelle scelte che fai, non sempre in solitudine ma con la giunta e con i consiglieri, per chi ha avuto la possibilità
e la fortuna di poter crescere in un ambiente che ti ha dato e ti ha fornito degli strumenti, delle coordinate. La dottrina sociale della Chiesa ti viene in profondo aiuto, e anche la lezione di Nosturzo, quando devi fare la scelta per le politiche sociali di integrazione e di inclusione, quando devi fare delle scelte di pianificazione del territorio, non le fai più con la visione soltanto tecnica di dare delle risposte, ma cerchi di dare delle risposte concrete alla luce anche della dottrina sociale della Chiesa. Poi è chiaro che ti muovi all'interno di regole, di norme, e quindi devi sempre saper trovare la giusta mediazione. Però ecco, se tu mi hai chiesto l'esperienza e la testimonianza di un sindaco, di una città, e i comuni per Dosturzo erano fondamentali, perché erano la presenza viva comunque dello Stato sui territori, e oggi ancora di più rappresentano il primo baluardo di riferimento dei cittadini e delle istituzioni, che molto spesso vengono considerate lontane, il governo nazionale, il governo regionale, le province che al momento non esistono più, di fatto è il cittadino con chi parla, col sindaco, col consigliere. E quindi vivere un'esperienza pienamente cristiana attraverso il servizio della politica, secondo me è la cosa più bella che ci possa essere. Però io vorrei fare una domanda. Rispetto a ciò che lei ha detto, quindi la premessa è l'esperienza di Dosturzo e la lezione di Dosturzo. Nel 2023, per un cristiano impegnato in politica, per un dirigente di partito che vuole vivere pienamente l'esperienza cristiana attraverso il servizio della politica, come può praticare la testimonianza di Dosturzo in un periodo in cui comunque è velleitario poter pensare che possa nascere un partito di cattolici, in un sistema in cui purtroppo oggi i partiti vivono una sindrome di leaderismo sfrenato, dove contano più i leader che le idee? Perché per uno come me, che ha cominciato a fare politica dai banchi di scuola, il rappresentante di studenti all'università, poi il consigliere comunale, poi l'assessore, c'è stato nel periodo, come dire, di quando frequentavo la scuola, l'idea di voler concorrere alla rinascita di un partito di cattolici. Oggi a 42 anni, e con l'esperienza di sindaco che mi porta a essere molto più concreto, il rischio è perdere quella tensione e quindi cercare di svolgere il servizio politico alla luce della dottrina sociale, avendo la piena consapevolezza che probabilmente una casa che possa tenere insieme chi la pensa allo stesso modo diventa sempre più complicato. Così poi sentiamo anche il senatore Faraone. E sottolineerei l'espressione che sta al centro dell'interrogativo, della domanda che il sindaco ha formulato. Un partito dei cattolici, come è possibile oggi, o una casa comune che raccolga i cattolici impegnati sul campo sociale, soprattutto su quello politico, un partito dei cattolici, giusta espressione, giusta formulazione dell'espressione, da distinguere rispetto a un'altra formulazione possibile, ma secondo me errata, squilibrata, scomposta, che sarebbe quella del partito cattolico. Una cosa è partito di cattolici, una cosa è partito cattolico. Uno potrebbe dire sta facendo dei sofismi, dicendo delle sottigliezze capziose. No, c'è davvero grande differenza tra un partito, un eventuale partito di cattolici, e invece un partito cattolico. Il partito cattolico, per definizione stessa,
si porrebbe con una, come dire, postura confessionale, e in una società oggi più plurale di quando nel secolo scorso lavoravo, operavo in politica Don Sturzo, è davvero non solo impossibile, praticamente impossibile, ma anche teoricamente inconcepibile. Mentre invece un partito di cattolici no. Il partito di cattolici è, in virtù dello statuto, direi dell'epistemologia identitaria dei cattolici, plurale e pluralista in se stesso. Cattolico, il termine cattolico significa universale, l'altra parola sottolineata da Francesco poco fa. Cattolico significa universale, universale significa più precisamente plurale, pluralista, poliglotta nel campo della interlocuzione politica, poliglotta. Ho citato poco fa Don Sturzo che diceva: col tecnico parleremo da tecnici, col politico di professione parleremo da politico, col religioso parleremo di religioso, col l'eticista, col moralista parleremo sotto un profilo etico e morale delle questioni. Cioè il cattolico deve imparare le lingue, imparare le lingue per dialogare il più possibile con il più possibile degli interlocutori. E questo farebbe un partito di cattolici, un partito di cattolici dentro il quale non ci sarebbe spazio solo per i cattolici. Nel Partito Popolare di Sturzo non c'erano solo cattolici, a parte il fatto che a quell'epoca l'essere cattolici era ancora, come dire, un profilo identitario di tipo sociale, c'era ancora uno strascico di quello che poco fa ho definito l'ancien régime, l'antico regime pre-rivoluzione francese, in cui la societas cristiana, la ecclesia, si coincideva con la societas quatalis, con la società in quanto tale, va bene, e quindi essere cittadino significava essere anche battezzato, come il trisavolo di Dante nel Battistero di Firenze, ecco, diventai cittadino e cristiano, va bene, col battesimo. Ora non è più così, non era con Sturzo, che era lungimirante e chiaroveggente, vedeva che non sarebbe più stato così, e perciò distingueva la possibilità di un partito di cattolici e la possibilità di invece di un partito, la impossibilità per lui, la illegittimità di un partito confessionale, di un partito cattolico. Non lo chiamò Democrazia Cristiana lui, attenzione, ancorché la Democrazia Cristiana ebbe un suo motivo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, in una congiuntura ancora diversa rispetto a quella in cui nella prima metà del secolo aveva operato Sturzo e così via. Tutto si deve storicizzare per poterlo bene interpretare e comprendere, per poterlo anche intimamente apprezzare. Ma dico, dentro il Partito dei Cattolici, il Partito Popolare di Sturzo, c'erano anche non cattolici. All'epoca già c'erano. E non bisogna dimenticare che i non cattolici, i non credenti, gli agnostici completamente, come Salvemini, esule come Sturzo e insieme con Sturzo a Londra negli anni 20, proponeva proprio Don Sturzo, perché lo stimava per questa sua capacità di parlare tanti linguaggi diversi, con diversi interlocutori, lo proponeva niente poco di meno come presidente della Society, della Mazzini Society, la società mazziniana, niente poco di meno, un poco frammassonica certamente, a Londra, degli esuli italiani che fuggivano dal regime fascista lì in Inghilterra. Ci sarà un motivo. La sua capacità di dialogare con tutti. Un partito di cattolici significherebbe una casa comune anche per gli altri, non solo per i cattolici. Io penso che si potrebbe tentare, o forse si dovrebbe, a volte dovere e potere sono due voci verbali che, ahimè, non si coniugano bene insieme, purtroppo. E allora do la parola a Davide Farone, onorevole Davide Farone, qui mi lega ovviamente un'amicizia e anche una condivisione in un percorso politico. Ma a questo punto è stato citato il Partito dei Cattolici
fa parte di un gruppo politico che da qualche mese, diciamo, rinnova e prova a lanciare l'idea di un qualcosa di nuovo nel panorama politico. E l'altra volta ho ascoltato, ho visto in trasmissione un bel dibattito, che c'era un confronto tra Bersani e Calenda, dove sostanzialmente sfidavano due idee di pensiero diverse su come un po' ricomporre una coalizione di centro, centro-sinistra. E da un lato c'era Bersani che spingeva sul fatto che non si potevano escludere i 5 Stelle, dall'altro c'era Calenda che invece metteva al centro un aspetto valoriale piuttosto che quello numerico, cioè rivendicava il fatto che preferisce perdere e straperdere alle prossime tornate elettorali, ma per tornare a essere vincenti con una coalizione dove al centro mette dei valori condivisi, perché altrimenti l'errore che si può fare e che si è fatto negli ultimi 30 anni è sì di andare alla vittoria elettorale, ma poi arrivati al governo, non essendoci una condivisione di valori, non governare bene. Allora, questo che ho sintetizzato, mi è piaciuto parecchio questo spaccato, al di là poi delle simpatie, antipatie di ciascuno, nel mettere al centro un aspetto valoriale condiviso. E allora a Davide, che riconosco e mi lega un rapporto di amicizia e una stima per il suo aspetto umano, sapete tutti che Davide negli ultimi anni gira l'Italia col suo impegno in politica, anche associato con la presentazione di questo libro, di questa sua testimonianza diretta che riguarda una sua vicenda personale, familiare di Sara. E con l'aspetto umano penso che sia un qualcosa che lega l'incontro di questa sera, cioè non potere separare l'impegno in politica dal guardare l'altro, dal guardare chi sta indietro. E quindi a Davide do la parola per una testimonianza, un feedback su quanto ascoltato, ma ovviamente un piccolo passaggio su questa casa che si sta costruendo, se può essere anche una casa che possa ospitare i cattolici, diciamo. Grazie Francesco, grazie anche per avermi coinvolto in questa iniziativa. Ce ne vorrebbero tante di queste iniziative, perché molto spesso la politica è diventata, anzi raramente purtroppo la politica è un luogo di riflessione come quello che stiamo facendo oggi pomeriggio. E io credo che quello che è stato detto giustifichi, per come è stato pensato e spiegato, il tema del partito dei cattolici. Se ispirato e pensato per come ha fatto Don Massimo Naro, il tema è attuale e anche molto interessante. Nel senso che quando si dice in politica non si smette di essere cristiani, e quando però si dice allo stesso tempo che la spiritualità incarnata può appartenere anche ai laici, si esprimono due concetti importanti che hanno a che fare con un impegno politico che riempie una vita. Io non credo che si possa immaginare uno Stato teocratico o confessionale. Sono convintissimo che il pensiero di Sturzo da questo punto di vista fosse assolutamente chiaro e preciso, senza alcun dubbio. L'ispirazione laica dello Stato era un'ispirazione che era portata avanti da Sturzo. Il tema è che però, pur riconoscendo la laicità dello Stato, pur riconoscendo che non può esservi sovrapposizione fra istituzioni democratiche e religioni, perché oggi l'Iran testimonia il fatto che quando accade può avere delle derive e può esservi una diciamo spinta a confondere ciò che è la gestione e il governo della cosa pubblica con quello che è un convincimento confessionale, che può portare anche estremismi come quelli che si sono verificati in quel paese. Però questo non vuol dire disertare rispetto ad essere convinti cristiani e cattolici quando si è all'interno delle istituzioni. E riuscire a tenere questo equilibrio è complesso, ma io credo che sia anche parecchio affascinante. Ora,
Il concetto quindi del Vangelo in tasca, io non credo che sia una furbizia quella espressa da Don Sturzo, quando dice mettete il Vangelo in tasca e però andate nei luoghi dove ci stanno i cittadini che non devono comprendere che avete una fede che vi ispira, ma vi dovete mimetizzare fra loro. Questo non vuol dire nascondere chi sei, nascondere il fatto che magari ti sei formato in una chiesa, in una sacrestia e hai anche costruito un pensiero su quella tua formazione, ma vuol dire riuscire a costruire un'osmosi fra quella che è la vita di cristiano e la vita di un rappresentante delle istituzioni che vuole confrontarsi col popolo. Io non l'ho intesa e non la intendo come la furbizia di chi nasconde un'esistenza, un essere per creare su quella furbizia un consenso. Il contrario, e mi convince questa ispirazione, anche perché essere rispettare la laicità delle istituzioni non può voler dire, come diceva Don Sturzo, accettare l'alienazione di Dio. Questa è altra cosa. Interrompere quasi di essere credente per garantire la laicità, questo non è un ragionamento che può essere fatto, che può essere condiviso. E molto spesso sono nati partiti politici che hanno confuso la laicità dello Stato con una sorta di ateismo obbligato. Da questo punto di vista mi convince e reputo che questo pensiero di Don Sturzo sia assolutamente attuale su questo aspetto, così come, chiudo perché non la voglio fare troppo lunga, mi convince l'attualità del pensiero di Sturzo sulla questione che parte dal vissuto concreto. Cioè non c'è nelle parole di Sturzo e nel suo vissuto quotidiano nulla che abbia a che fare con un riformismo vuoto che non si occupa delle questioni concrete, ma lo fa partendo dai bisogni dei cittadini. Molto spesso i riformisti immaginano di essere più bravi dei cittadini. Chi dice quando c'è un'elezione democratica hanno votato e hanno sbagliato perché hanno votato quello lì? Non esprime un concetto che è condivisibile dal mio punto di vista, ed è un concetto elitario della politica, quindi un riformismo che è sganciato dal popolo perché pensa ad un atteggiamento nei confronti del popolo di superiorità, di chi deve insegnare, di chi deve dare una strada. Dall'altro lato c'è un altro estremismo che è il populismo, e cioè di chi pensa che il popolo vada seguito comunque e dovunque, qualunque cosa esprima. In Don Sturzo non c'è la voglia né di seguire quell'estremismo né quell'altro, ma c'è una via di mezzo che a me convince tanto, e cioè si parte dal vissuto concreto, si individuano strade concrete di risoluzione delle questioni che riguardano la società, e lo si fa avendo una barra dritta e una forte spiritualità. Io nel pensiero di Don Sturzo vedo tantissimo delle necessità che abbiamo oggi, che abbiamo adesso. Credo che in questo momento, in questo paese, questo pensiero non trovi rappresentanza, e credo che però lo sforzo che fa politica debba essere proprio quello di dargli la rappresentanza, proprio perché è coerente nel considerare quel pensiero attuale e non un pensiero da consegnare alla storia. Grazie. Grazie, intanto è molto bello, diciamo, arrivare a quest'ora e avere la sala ancora piena parlando di politica, e quindi grazie a tutti voi. No, abbiamo concluso, però se c'è qualcuno che desidera intervenire, fare qualche domanda, ripeto brevemente anche vista l'ora, e ovviamente era anche un desiderio di Padre Giacomo dare la possibilità di parlare a tutti, quindi se qualcuno vuole intervenire. Professore. Lì. No, però non si sente. Là, deve andare a o là o qua.
breve perché è molto tardi. Io voglio fare anche, diciamo, una colpa, rivolgere una colpa anche a noi cattolici, perché bisogna contestualizzare un po'. I cattolici, c'è stato un periodo in cui noi ci siamo un po' staccati dalla partecipazione politica, e questo è stato gravissimo. Ora noi lo sforzo che dovremmo fare è quello di riavvicinarci, come ha detto giustamente Monsignor Naro, multilingue, cioè partecipando totalmente. Faccio un esempio. Il discorso di Ratzinger a Ratisbona, i cattolici lo hanno oscurato, lo hanno messo da parte, ed è stato un errore gravissimo, perché lì quel discorso di Ratzinger fu un discorso importantissimo, quando appunto ha attaccato le teocrazie e ha detto che i cattolici debbono essere parte attiva nella società. Quindi noi come cattolici dobbiamo sforzarci di rimetterci nuovamente nell'agone politico. Grazie. Prego. Buonasera, io sono Franco Terrane, molti mi conoscono, dicono che sono un chiacchierone, io penso di no, comunque. Lo capiremo dal fondo del suo padre. Già ho finito. Padre Giacomo ci dice spesso di cercare di correggere le persone che secondo il nostro giudizio sbagliano. Non è facile, perché certe persone sono convinte di essere infallibili, affermando le loro idee. Ci sono due tipi di critiche, una costruttiva e una distruttiva. Cercare di correggere quella persona non significa volerla giudicare, ma semplicemente cercare una critica costruttiva e un dialogo aperto sulla religione e sul modo di approccio alla persona. Parlare con ottimismo di religione apre i cuori delle persone e le aiuta a avvicinarsi alla fede, perché Dio è amore e gioia. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, Massimo? No, semplicemente una sottolineatura, sì. Giuste le risonanze che sono state proposte, apprezzabili moltissimo entrambe, e soprattutto perché fanno appello alla necessità oggi più che mai della formazione, del ritorno per esempio alle scuole di formazione all'impegno sociopolitico, che fino a un certo punto persino negli ambienti ecclesiali, nelle diocesi sono state curate, che poi sono state dismesse. La Chiesa pure ha le sue responsabilità negative questo ambito di attività di cose, ed è un atteggiamento non missionario. Papa Francesco invita a essere missionari continuamente, ma questo è stato un atteggiamento piuttosto dimissionario, come i due discepoli di Emmaus che fuggendosene da Gerusalemme verso il loro villaggio di origine, non avendo ancora riconosciuto la presenza del risorto con loro in mezzo a loro, se ne tornavano al loro antico passato. Tristi, melanconici, nostalgici, noi pensavamo che, ma invece diventano missionari quando ritornano, accettano la sfida di ritornare in faccia al loro destino, cioè la pericolosissima città di Gerusalemme per i discepoli di Gesù, per i discepoli di uno che era stato appena condannato a morte. Bene, le scuole di formazione politica, ogni azione deve avere una sua peculiare forma, la formazione serve a questo, a suggerire, a delineare una fisionomia specifica alla forma, perché questa non sia informe, senza forma, come l'acqua liquida. Questo è importante. Credo che un percorso di formazione di scuola come quello di
cui questa serata è una tappa, immagino, un momento tra gli altri, è un esempio emblematico, buono, bello, positivo di tutto questo. E poi il contributo dei cristiani alla politica. Secondo la lezione di Ratzinger di Papa Benedetto XVI, ancora prima di Ratzinger, cardinale e teologo, c'è un suo libro di teologia politica sull'Europa, così si intitola, Europa. E qual è il contributo? Per Ratzinger è propriamente quello della ragione, non soltanto quello dell'afflato religioso che è insito all'essere cristiani, ma anche quello e soprattutto quello della ragione, perché il cristiano è cattolico, non è auto questo o quella dimensione, è polare, mette insieme, non bipolare, attenzione, mette insieme le cose sempre e le intreccia e le innesta e le rende coese, la ragione con la fede. Solo chi è cattolico nel senso di universale, complesso, plurale in se stesso, nella propria costitutiva identità, riesce a dare un contributo che sia di credenza religiosa ma anche di esercizio razionante, di contributo razionale, anche a un'impresa bella ma spesso impossibile come la politica. Grazie. E allora grazie, lo accennava poco fa Don Massimo Naro, ovviamente l'idea nata di questo incontro con Padre Giacomo era quella di dare anche una continuità a questo incontro, era un po' una prova generale che tranne il grande assente è andata alla grande, perché è davvero una bellissima partecipazione che ci invoglia a immaginare un confronto continuo. Grazie per questa occasione Don Massimo per averla ascoltata e invito tutti nei prossimi giorni nella pagina YouTube di Facebook di Parteci Palermo, dove troveremo caricata questa relazione. Se riusciamo ciascuno di noi a condividere, faremo in modo che quanto ascoltato non rimanga chiuso soltanto a chi ha goduto di questa relazione, ma possa anche diffondersi. E un augurio, prendendo le parole di Recalcati che aveva citato Don Massimo Naro, di vivere tutti una nostalgia gratitudine. Allora, grazie.